Ciao a tutti, sono Anna e oggi vi vorrei proporre una ricetta. Si tratta di una ricetta molto semplice, molto veloce e che potete tranquillamente provare a casa. Non è però una ricetta ordinaria in quanto è tratta dal De Re Coquinaria, ovvero l'unico ricettario di epoca romana giunto fino ai giorni nostri. È un ricettario attribuito a Marco Gabio Picio, un gastronomo vissuto dal I secolo a.C. e il I secolo d.C. e che era appunto un amante della buona cucina, un grandissimo organizzatore di banchetti, e infatti, secondo quello che ci è stato tramandato dalle fonti, pare che avendo dilapidato tutto il suo patrimonio in cibo e in banchetti, alla fine si sia suicidato avvelenandosi, anche se poi in realtà aveva ancora a disposizione 10 milioni di sesterzi, ovvero l'equivalente di 20 milioni di euro, però era tutt'altro che vicino alla bancarotta. Ecco, la ricetta che vi proponiamo oggi è una ricetta tratta dal suo terzo libro, in particolare dedicato alle verdure e alle erbe, molto amate dai romani, ed è una ricetta di broccoli. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo naturalmente i broccoli, il porro, l'olio, il vino, il cumino, il coriandolo, il pepe. Ecco, sul pepe mi soffermo in quanto è importantissimo nella cucina romana, e questo ce lo dice lo stesso ricettario di Apicio, in quanto il pepe ritorna in tutte le sue 464 ricette. A volte appunto una presa generica di pepe, altre volte il pepe è un elemento essenziale di una salsa che deve avere un sapore specifico. Ecco, oltre al pepe abbiamo un ingrediente inconsueto, ovvero il liquamen, che è una salsa a base di pesce o interiore di pesce salate fatte fermentare al sole, che non esiste più, quindi non sappiamo che pesci venissero utilizzati, come fosse preparata, che sapore avesse. Forse l'ingrediente che più si avvicina a il liquamen oggi è o la salsa di soia o una salsa a base di pesce, che appunto si trova ancora nella cucina orientale ed è quella che noi abbiamo scelto. Tra l'altro non è l'unico elemento in comune tra la cucina romana e quella cinese. Se sfogliamo il ricettario di Apicio troviamo ad esempio moltissime ricette agrodolci, ovvero con una combinazione di aceto e miele, un altro elemento molto utilizzato nella cucina romana, o di aceto e pepe, quindi appunto agropiccanti. E tra l'altro abbiamo anche un altro ingrediente che è presente nella nostra ricetta, ovvero il coriandolo, che ritorna spessissimo, è un ingrediente che noi conosciamo ma che non fa più parte della nostra tradizione culinaria, quanto piuttosto di quella orientale. Bene, andiamo a preparare questa ricetta e vi lascio nelle mani di Federico. Come avete visto, nella nostra ricetta non abbiamo riportato le quantità, e questo perché lo stesso ricettario di Apicio non riporta le quantità. Chi cucinava sapeva esattamente cosa e quanto mettercene, e anche Apicio ogni tanto dice: se ti sembra che manchi qualcosa, aggiungila. Ecco, quindi le ricette di Apicio sono diverse a seconda di chi le prepara.
La nostra, ad esempio, è una versione rivisitata, nel senso che il liquamen, pur assomigliando alla salsa di soia o alla salsa di pesce, non è nessuna delle due, e lo stesso vino che abbiamo utilizzato è completamente diverso dal vino romano. Però, insomma, se siete curiosi di assaggiare questa ricetta, non vi resta che prepararla a casa.